piccola passeggiata di Victor sul fondale del Mar Ionio al largo di Catania. Siamo ad oltre 2000 metri. Dopo aver scavato un solco, il robot ha deposto un cavo di fibre ottiche lungo 6 km che servirà a monitorare l'attività della faglia North Alfeo, scoperta nel 2013 lunga 80 km. La fibra ottica riesce a registrare deformazioni così infinitesime anche per sorgenti della deformazione che sono poste a decine e decine di chilometri dall'area che noi stiamo studiando, e capire cosa succede tra l'inizio della deformazione lungo la faglia e lo scatenarsi di un terremoto. I terremoti non si potranno ancora prevenire, ma lo studio servirà a capire come si collegano i fenomeni tettonici, come ci spiega Giovanni Barreca, ricercatore nel team internazionale composto dall'Università Catanese, da quella francese di Brest, da quella tedesca di Kiev, dell'INGV di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica del Sud. Il progetto FOCUS è finanziato dalla Comunità Europea per 3 milioni e mezzo di euro. Per la prima volta, perlomeno nel Mediterraneo, questa ricerca viene effettuata in ambiente sottomarino. Normalmente il monitoraggio delle faglie avviene in superficie. Gli impulsi laser finiscono in un cervellone di un hangar del porto di Catania, sott'occhio H24. In realtà in tutto il Mediterraneo vi sono migliaia di fibre usate per le telecomunicazioni. Domani si potrebbe fare un accordo per monitorare in modo diffuso tutta la profondità del Mediterraneo, perlomeno della zona ionica. Si scopriranno così nuove faglie, quanto e come si muovono, e per noi reduci da terremoti recenti non sono cose di poco conto. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo domani sempre 3-10, sempre Rai 3. Buon pomeriggio.